913 è la mostra che si inaugura oggi a San Francesco della Scarpa a Lecce e che prova a raccontare questo esperimento che stiamo portando avanti dal 2012 a Roma, che è il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis. Metropolis è uno spazio occupato, ci vivono 200 persone, migranti e precari che vengono da tutto il mondo, e in questa realtà diciamo sono arrivati gli artisti che tentano con le loro opere in qualche modo di proteggere il diritto all'abitare e proteggere queste 200 persone in modo tale che possano conservare la loro casa. Quindi è un progetto molto impegnato, ma anche molto sorprendente, credo. Ping Pong è un'opera di Maurizio Savini e vuole raccontare un po' la difficoltà del comunicare, del capirsi. C'è una piccola fessura in cui passa una pallina ping pong e tutto il resto torna indietro, quindi il tentativo di comunicare è sempre una questione di chance, di fortuna. Invece la grande X gialla a terra è un'opera di Mauro Cuppone, è un'opera di Google Art che abbiamo realizzato a Metropolis, si vede da satellite e vuole dire non bombardate qui, cioè non colpite gli spazi occupati, gli spazi liberati. Quest'anno parliamo di donne, che nutrono il mondo. Naturalmente è un riferimento esplicito a Expo 2015, infatti la rassegna si avvale del sostegno, del patrocinio di Women for Expo. Parliamo di donne che nutrono il mondo attraverso l'arte, la cultura, il cinema, la letteratura. Infatti l'edizione di quest'anno riunisce dal punto di vista artistico quello che le donne producono appunto a favore dell'umanità. La sfida è proprio questa. In un'epoca in cui il Mediterraneo ci offre un quotidiano spettacolo di violenza, di migrazioni, di guerre, di conflitto, di civiltà, noi vogliamo parlare di un Mediterraneo invece che offre una possibilità all'umanità, quello appunto delle donne che danno il loro contributo alla costruzione del futuro attraverso le loro arti. Partendo dai loro volti e quindi poi al volto come identità, dal volto come proprio caratteristica del, diciamo, del massimo dell'umanità, no? E sono andata poi a lavorare proprio sullo spazio, creando una sorta di blob che invadeva le pareti e in parte il soffitto e molta parte del pavimento, quindi come a rappresentare proprio il modo invasivo in cui gli artisti lavorano al MAM.